cosa dire sulla questione dei costumi sociali. Siamo partiti con un sacco, sono partiti perché è una cosa che il Comune ha affidato, sono partiti con dei gazebo che fanno nei cortili delle case SAP. L'ipotesi che si fa, l'idea che abbiamo precisa è quella di un presidio che serva soprattutto a prevenire. Anche in questo senso è stato fatto un lavoro con chi si occupa delle manutenzioni, della riscossione, eccetera, che è europea. È stato un incontro con chi si occupa con i custodi sociali, con i responsabili dei custodi sociali, per metterli in relazione. Quello che ci aspettiamo è principalmente un lavoro di rete. Sono stati presi contatti con le parrocchie, con le varie associazioni qua presenti, per appunto poter andare a intervenire là dove ci sono situazioni di particolare disagio. Lo faccio sempre con un esempio: una fragilità all'interno, come purtroppo ce ne sono molte, all'interno degli alloggi popolari, seguiti in qualche modo con qualcuno che si avvicina, non degenera, se viene lasciata abbandonata, purtroppo, come spesso si legge nelle cronache, arriva a cose a volte anche estreme. Quindi questo è per noi. È una cosa sperimentale, fatta solo per quanto riguarda gli alloggi SAP del Cadorna. Cosa posso dire? Sono impegnate in questo momento 2 persone, ne diventeranno 4, perché è stato deciso da chi gestisce di essere un po' più presenti in vari orari con queste persone. Noi, per parte nostra, appunto, stiamo cercando, da una parte, di mettere a disposizione tutti i contatti necessari, dall'altra appunto di monitorare insieme a loro i bisogni emergenti. Cito solo una cosa velocissima, la questione della digitalizzazione. Anche ieri in un incontro ci veniva fatto presente che è vero che questo favorisce certamente il fatto che le pratiche, si snelliscano, diventano più veloci, eccetera, però crea anche una disparità con chi questi mezzi non li ha a disposizione. Avere sia un custode sociale che un presidio che permette di fare lo spirito, di connettersi, di vedere le varie opzioni di piano delle case SAP, eccetera, di Romagna e quant'altro, diventa una cosa particolarmente importante per ridurre questo gap che rischia di crearsi tra chi, appunto, come i più giovani, tecnologicamente sarà più in fretta, e chi invece, o per questioni culturali, o per questioni di età, di poca dimestichezza con certi mezzi. Quindi anche su questo